Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi vi porto sul canale un drone secondo me interessante, tra i droni a basso costo. È un drone della Snaptain, è l'SP650, un drone che è disponibile su Amazon. Vi lascio il link in descrizione se volete dargli un'occhiata, perché secondo me è un drone per chi vuole iniziare, vuole approcciarsi al mondo dei droni, sicuramente interessante, tra i droni a basso costo. È un, secondo me, anche un ottimo regalo da fare ad un ragazzino che vuole iniziare ad utilizzare un drone, perché comunque è un drone che si può utilizzare sia in casa che fuori e soprattutto pesa meno di 250 grammi, quindi tutte queste caratteristiche lo rendono un drone appetibile da chiunque. Ha una fotocamera che è in grado di registrare a 1080p, quindi un full HD, ha lo slot per la SD dove vengono registrati i filmati e le foto, e ha un sacco di funzioni. Pur essendo un drone economico, può andare diciamo a una sessantina di metri di distanza, non di più secondo me. E soprattutto un'altra cosa interessante, ha già all'interno della confezione due batterie che ci permettono di fare circa 10 minuti ogni batteria, quindi avremo più o meno l'autonomia di una ventina di minuti totali. Quindi adesso diamo un'occhiata veloce a cosa c'è all'interno della confezione e poi lo andremo a provare. Allora, adesso andiamo a aprire la confezione, diamo solo un'occhiata veloce a tutte le funzioni che ha, che poi le andremo a provare se sono reali o meno, o come le riesce a fare queste funzioni. Vedete, ha la possibilità di essere controllato con la voce se colleghiamo lo smartphone, perché questo drone ovviamente si può pilotare sia con il radiocomando senza smartphone che con il radiocomando e lo smartphone, o solo con lo smartphone. Quindi avremo anche le gesture, avremo la possibilità di fare delle traiettorie, avremo la possibilità di fare foto e video, avremo la possibilità di una specie di return to home, anche se è un return to home abbastanza diciamo approssimativo, perché ovviamente non ha il GPS. Poi la possibilità di decollo e atterraggio automatico, la possibilità di essere pilotato senza testa, nel senso che il drone non ha più un davanti e un dietro, ma il davanti e il dietro sarà sempre dato dalla sua posizione verso di noi. Poi è in grado di fare flip a 360 gradi, una funzione molto amata dai ragazzini. Se questo drone viene regalato a qualche ragazzino, che secondo me è un drone ideale per iniziare sia per un ragazzino che per un adulto. E poi il pulsante di emergenza che fa diciamo fermare e precipitare il drone in caso di pericolo o di necessità. Poi andiamo a vedere cosa troviamo nella confezione, che secondo me è molto completa. Allora, abbiamo il manuale di istruzioni, e cosa sempre gradita ed interessante ovviamente è il fatto che c'è il manuale in italiano, ed è una cosa sicuramente utile, perché comunque vedete che il radiocomando ha un sacco di tasti e ogni tasto ha una funzione, quindi possiamo tramite il manuale andare subito a capire la funzione del tasto leggendo il manuale. E poi un'altra cosa sempre interessante, che anche l'applicazione, vedete che l'applicazione che si può andare a scaricare sia per Android che per iOS, qua è ben spiegata, nel senso che tutte le icone che abbiamo all'interno dell'applicazione, qua da parte abbiamo il significato di ogni iconetta che andiamo a trovare sullo schermo. Poi andiamo a vedere cosa abbiamo. Abbiamo il controller, che vedete che è molto carino ed è fatto veramente bene, cioè sebbene un drone economico, il controller inizia già ad avere una dimensione, un'impugnatura e funzioni diciamo da un radiocomando più importante. Qua dietro vanno inserite 4 batterie AA, diciamo quelle che le stilo per intenderci, ne vanno 4, non sono incluse nella confezione, però il radiocomando veramente devo dire che è fatto bene. E ragazzi, io ne ho provati tantissimi di radiocomandi, ovviamente molto più costosi di questo, e questo per essere comunque un drone economico ha un controller fatto veramente bene, che per chi deve imparare è il controller ideale, perché comunque assomiglia moltissimo ai controller, quelli diciamo di droni più costosi, che poi uno potrà acquistare in seguito. Poi abbiamo qua questa pinza che serve per collegare il nostro smartphone, quindi basta inserirlo qua nell'antenna. Qua dietro c'è una clip che va ad agganciarsi in questo foro, e ecco che abbiamo montato il supporto per lo smartphone. Questa è una specie di pinza, e lo smartphone lo andiamo ad inserire qua dentro, ed è perfetto per qualsiasi tipo di smartphone. È anche molto stabile, è bello solido, quindi un'altra cosa che non è da tutti i droni economici, perché tanti droni economici ovviamente hanno questi supporti per gli smartphone veramente scandalosi dal punto di vista della qualità e della resistenza. Poi, come vi dicevo prima, abbiamo
due batterie che hanno una durata più o meno di 10, loro vengono date per 12 minuti, noi quindi andiamo a calcolare 10 minuti l'una, quindi avremo a disposizione circa 20 minuti di volo con queste batterie. Poi abbiamo di qua i paraeliche da montare assolutamente se si vola dentro casa, fuori si può metterli o meno, poi uno decide in base alla tipologia di bravura che ha nel pilotare il drone o dove lo deve pilotare, perché se lo deve pilotare vicino a delle piante o cose del genere, meglio avere i paraeliche. In casa assolutamente ci vogliono. Poi qua abbiamo il cacciavitino che ci permetterà sia di sostituire le eliche che di andare a fissare questi che sono i supporti che per l'atterraggio e il decollo del nostro mini drone. Vedete che il drone è veramente piccolino, è super leggero. Qua c'è tutta la struttura della fotocamera che, come vi dicevo prima, è una full HD, quindi una 1080, e la telecamera è inclinabile manualmente, ovviamente prima del decollo possiamo decidere che grado di inclinazione dare alla fotocamera. Questi piedini poi vanno incastrati qua sotto e qua dietro va messa una vitina che li va a fermare, che poi è dentro nel sacchettino con il suo cacciavitino, andiamo a stringerla. Poi adesso il drone lo metto qua da parte un secondo. All'insieme nella confezione troviamo le eliche che di ricambio, quindi vedete che la confezione è veramente molto completa. Adesso andiamo magari a montare i supporti, o meglio chiamiamoli i piedini d'atterraggio e di decollo. Vedete che qua abbiamo il sacchettino con le viti, quindi basterà andare ad aprire le viti, andiamo a prendere una vitina. Ovviamente questa procedura si fa una volta sola, quando lo montiamo la prima volta. Allora, i piedini li abbiamo montati e vedete che il drone con i suoi piedini è fatto così, veramente bello. E una cosa che vi ripeto ancora, il drone sia con i piedini che con le batterie che con i suoi paraeliche rimane sotto i 250 grammi, perché arriva a 150 grammi. Poi all'interno troviamo due cavetti come questo, anzi uno ce l'ho qua, avevo attaccato al caricatore. Abbiamo due cavetti per caricare le batterie contemporaneamente, sono due cavetti USB, quindi si possono attaccare in un PC, in un qualsiasi alimentatore USB dello smartphone, o in una multipla USB, cioè in qualsiasi cosa che abbia un collegamento USB che porti corrente, possiamo ricaricare le batterie contemporaneamente, perché ne abbiamo all'interno due. Infatti, come vi dicevo prima, la confezione è molto completa. Poi andiamo a vedere un attimo il drone qua dietro. Qua abbiamo questa specie di bauletto per inserire la nostra batteria, che andremo a inserire così, quindi andremo a collegarla così. E a questo punto chiudiamo il bauletto e la batteria è all'interno del drone. Poi un'altra cosa che volevo farvi vedere è che qua dietro abbiamo lo slot per andare ad inserire la micro SD per registrare foto e video. Qua sotto abbiamo un interruttore per accendere e spegnere il drone. Vedete che adesso il drone, se tiro l'interruttore, si va a accendere. Poi un'altra cosa che volevo farvi vedere, anzi lo mettiamo un attimo così per farvi vedere i LED, qua ho già inserito le batterie, vado ad accendere il controller. Per abbinare il controller al drone è semplicissimo, è scritto anche nel manuale di istruzioni ovviamente, basterà tirare su, levetta giù e vedete che il LED del radiocomando non lampeggia più, e neanche quelli del drone, perché il drone e il radiocomando si sono abbinati. Per calibrare il drone prima del decollo, che è sempre meglio farli con questi droni comunque, tanto ci vuole un secondo, basta tirare le due leve verso destra entrambe. Vedete che i LED hanno flashato per un attimo e poi si sono stabilizzati. Il drone, diciamo, ha fatto una sorta di calibrazione che gli permetterà di avere un volo più preciso. Un'altra cosa che ha questo drone, secondo me interessante per un drone economico ed è utile soprattutto, è questo trim, o meglio questi trim, che ci permette nelle quattro direzioni del drone di andare a regolarlo per creargli una stabilità e un overing più perfetto possibile. Quindi avete visto come è stato semplice fare tutto. Andiamo a spegnere il drone. Un'altra cosa che volevo fare è provare a montare un paraeliche per farvi vedere. Vedete che i due sacchettini hanno due simboli diversi perché le viti, vedete che i due sacchettini hanno due simboli diversi perché le viti sono leggermente diverse. Questo ha il simbolo, o meglio ha disegnato i piedini di supporto del drone, cioè quelli per il decollo e l'atterraggio del drone, diciamo, mentre qua c'è disegnato il paraeliche, quindi queste qua saranno le viti dei nostri paraeliche.
che pensavo che si incastrassero solo, invece no, ci va messa anche una vitina, quindi andremo a mettere una vitina anche qua. Per chi vuole imparare, sia per un ragazzino che per un adulto, veramente secondo me questi qua sono i droni ideali, perché comunque si ha un drone leggero, pratico, con tante funzioni, una telecamera che inizia già a registrare, anche se non aspettatevi video pazzeschi, però una sua app dedicata nello smartphone e soprattutto un bel controller, che è una cosa importante per chi vuole imparare ad usare un drone. Secondo me il controller è una cosa importante, perché comunque i droni si imparano ad utilizzarli con il controller, non con lo smartphone. Lo smartphone è, diciamo, una funzione in più, una cosa in più, ma secondo me per chi vuole imparare bisogna avere questo, e avere questo fatto con, diciamo, con dimensioni e con caratteristiche simili a queste è già importante, perché va comunque a replicare controller di droni più importanti che poi uno magari acquisterà in seguito ed ha già preso la mano, la sensibilità, perché anche gli stick e la molla degli stick hanno già comunque un discreto funzionamento per il suo prezzo. Quindi ragazzi, adesso non perdiamo altro tempo e andiamo a provare questo Snap10 SP650. Ok ragazzi, siamo pronti, il piccolo Snap10 SP650 è pronto, quindi adesso ragazzi decolliamo e facciamo un primo volo giusto per capire come vola questo mini drone, che vi ricordo pesa 150 grammi completo di batterie, paraeliche e tutto. Quindi un drone ideale per chi vuole iniziare, sia adulto che un ragazzino, addirittura un bambino. Secondo me questo drone lo può usare tranquillamente, ovviamente con la presenza di un adulto. Quindi adesso ragazzi iniziamo la prova di questo interessantissimo mini drone. Ok, allora andiamo a accendere il drone, andiamo a accendere il controller, andiamo ad associare il controller al drone, stick su stick giù, e vedete che il drone è associato. Poi andiamo a fare la calibrazione, che vi consiglio di fare sempre prima di decollare, tanto è semplicissima. Gli stick a destra, i led lampeggiano per un attimo e poi vedete che si stabilizzano e il drone è pronto al decollo. Quindi a questo punto abbiamo due possibilità: possiamo decollare in maniera automatica con il tasto, con le frecce vedete che sale e scende, o altrimenti andando a tirare gli stick verso l'esterno, un po' come si fa con tutti i droni, diciamo anche con quelli più costosi. Quindi vedete che tirando gli stick verso l'esterno i motori iniziano a girare e vado a dare gas. Allora, in questo momento il drone se ne va un po' verso indietro, quindi andiamo a calibrare un attimo con i trim. Possiamo andare a calibrare con i trim in modo di dargli una stabilità. Ok, adesso il drone è abbastanza stabile, vedete che se ne sta fermo, quindi con i trim siamo andati a regolare la sua stabilità. A questo punto possiamo andare a pilotarlo. Il drone devo dire che è molto bello, è da guidare, soprattutto secondo me il controller che è fatto bene dal punto di vista degli stick. Direi che possiamo andare a provare un bel flip. Allora andiamo a fare un bel flip cliccando con il tasto qua sopra. Quando noi andiamo a cliccare parte una specie di suono e basta andare a muovere la leva di destra e lui fa il flip. Quindi direi che da questo, anzi mi sposto di qua perché forse ero contro sole e non si è visto, vado a rifarlo. Ecco, una cosa che sicuramente piace tanto ai ragazzini, questa cosa dei flip, e questo lo fa davvero bene. Poi proviamo anche altre cose. Allora vediamo, possiamo andare a provare questo tasto. Ragazzi, serve per fare diciamo interrompe la corrente al drone, quindi in caso di difficoltà o se il drone vi sta per andare a schiantare o sta finendo contro una pianta e andate in stato di panico, non dovete fare altro che andare a schiacciare questo tasto e il drone precipita, perché questo va ovviamente a spegnere il drone, quindi ve lo fa precipitare, ma perlomeno non andate contro a cose o non andate su delle piante. Adesso ridecolliamo, quindi andiamo a ridecollare. Questo è il decollo automatico, anzi mi si è aperto lo sportellino della batteria, dopo lo vado a sistemare. Che adesso quando è caduto ovviamente non ci ho fatto caso. Quindi quando il drone ce l'abbiamo in questa posizione,
e direi che se trovate la giusta trimmatura ha un overing anche abbastanza discreto, eh? Vedete che l'overing non è male, se trovate la giusta trimmatura, nel senso che con il trim dovete centrarlo. Una volta trimmato ovviamente lui ha questo overing. Ovviamente non pensate a un overing pazzesco, perché è un drone economico e non ha nemmeno sensori sotto, quindi è un overing abbastanza virtuale, però dai, non è malvagio. Poi proviamo la funzione circolo. Ecco, vedete che il drone gira, fa delle sorti di giri elicoidali e crea questo effetto. Sta suonando, perché probabilmente sono finite le batterie, credo che sia il segnale delle batterie questo, che stanno finendo. Quindi direi che possiamo riatterrare. Dopodiché cambiamo le batterie e proviamo a collegare lo smartphone. Quindi riportiamo il drone sul landing. Ok, atterraggio perfetto sull'H, ovviamente ragazzi non ha una stabilità esagerata, eh? Quindi ve lo dico subito, non ha nessun sensore sotto, quindi la stabilità la create voi con il trim. Una volta che l'avete trimmato lui è abbastanza stabile, però è sempre un drone economico, quindi non vi aspettate cose pazzesche, ma per imparare a pilotare un drone secondo me diventa veramente interessante. Vado a richiudere il suo sportellino. E il drone è pronto. Adesso volevo collegare lo smartphone, quindi andiamo a collegare lo smartphone. A questo punto andiamo nelle impostazioni, quindi wifi, e vedete che appare Snapten SP650. Andiamo a connetterlo. Ok, il drone è connesso, andiamo ad aprire la sua applicazione. Ok, e vedete che la telecamera è connessa allo smartphone. Potete anche pilotare il drone solo con lo smartphone, ovviamente in questo caso non ci interessa. Quindi a questo punto andiamo a decollare, facciamo un decollo di quelli automatici. Perfetto, bisogna trimmarlo un attimo. Ok, una volta che l'avete trimmato vedete che l'overing non è male. Per come vola devo dire che non è niente male e ha comunque un ottimo controller dal punto di vista sia estetico che ergonomico e anche dal punto di vista strutturale. Quindi adesso stiamo registrando i video. Quindi proviamo a attivare il controllo vocale. Ok ragazzi, un bel volo radente. Voilà! Allora, diciamo che il drone è bello da guidare, però dal punto di vista di questo discorso dei trim ovviamente un po' lo penalizza, perché diciamo diventa un po' instabile la cosa, nel senso che quando lo si trimma va bene, ma poi basta poco per farlo streamare, nel senso che magari se c'è un po' di vento o qualcosa lui cambia un po' direzione, non avendo sensori che gli danno una stabilità, anche se il drone vola bene, vedete che veramente il drone è facile, bello, poi ha la giusta velocità per imparare a pilotare un drone, nel senso che a questa velocità è proprio l'ideale, sia per un ragazzino che per un bambino, e poi potete andare a sbattere e fare tutto quello che volete, non c'è nessunissimo problema, perché comunque avete visto che il paraeliche e tutto l'ho anche spento per farlo precipitare nel caso di qualcosa di pericolo, nel senso una situazione di pericolo, basta spegnerlo. Allora, il controllo vocale io non riesco a farlo funzionare, Forse perché sto registrando lo schermo del telefono, quindi registrando lo schermo del telefono vado già ad occupare il microfono e quindi probabilmente quello non mi fa funzionare il discorso del controllo vocale. Left, right. No, vedete che non prende i comandi, ma penso che sia proprio dovuto al fatto che il microfono
sia già occupato dalla registrazione dello schermo dello smartphone. Quindi, anche se vabbè, non la considero una cosa utile, perché alla fine non è che si comanda, poi accetta solo comandi in inglese, quindi poi si può solo dirgli avanti, indietro, destra, sinistra, ma non lo trovo una cosa prettamente interessante. Fa più pubblicità dal punto di vista del vendere il prodotto. Ok, siamo atterrati in qualche maniera, ma siamo atterrati sul landing. Ovviamente si può fare anche l'atterraggio automatico con questo tasto. Ok ragazzi, cosa dire di questo Snaptain? Allora, i suoi punti forti sono sicuramente il controller, fatto bene, sia da livello ergonomico che a livello di materiali, che a livello di stick, che a livello di molle degli stick e a livello di funzioni, perché è veramente molto completo. Aspetta che ce l'ho ancora acceso, ok? L'ho spento. Poi il supporto dello smartphone, che è semplice ma ben stabile. Vedete che il mio iPhone XS Max, guardate come sta stabile, cioè non si muove minimamente. Devo dire che da questo punto di vista è fatto in maniera veramente semplice ma molto resistente e comodo. Poi quindi sicuramente punto forte questo. Poi invece, arrivando a parlare del drone, cosa dire? Allora, il drone è leggerissimo, ve l'ho detto, 150 grammi con le batterie, quindi super leggero. Vola bene, nel senso che prende bene i comandi, non fa mai quello che vuole, nel senso che comunque lo si pilota bene. L'unica pecca ovviamente è che non ha nessun sensore sotto, quindi bisogna trimmarlo con i 4 trim per dargli la stabilità iniziale. Quindi una volta stabilizzato con i trim, il drone diventa discretamente stabile, e però rimane molto bello da guidare. Le batterie, secondo me, durano, adesso che le ho provate ovviamente, durano intorno agli 8 minuti l'una, secondo me. Magari si può arrivare anche a 10, poi dipende quanto si, diciamo, accelera, quanto lo si usa in maniera aggressiva dal punto di vista della potenza del gas, però secondo me si sta sugli 8-9 minuti a batteria. Ne abbiamo due, quindi da questo punto di vista non è male. E poi cosa dire, il drone è sicuramente super protetto dal punto di vista delle eliche e tutto, quando cade, e poi essendo super leggero non ha problemi, quindi lo si può far utilizzare ad un bambino anche, ovviamente con l'assistenza di un adulto, perché tanto poi in qualsiasi problema, in qualsiasi momento di difficoltà, basta andare a cliccare il tasto qua in alto a sinistra e il drone precipita. Quindi e non si fa assolutamente niente, perché poi essendo super leggero, poi super protetto, però si vola almeno, o meglio si ha un pulsante di emergenza e di sicurezza. Dal punto di vista video non lo so, perché in questo momento io non le ho ancora viste, voi le avete viste nel video, ma io quando vi sto parlando in questo momento ovviamente non le ho visto, ma ovviamente non mi aspetto niente di che, né dal punto di vista video né foto. Diciamo che tutte le funzioni extra non le calcolerei io, nel senso che su droni così economici sono tutte cose più pubblicitarie che altro. Va valutato solo il drone dal punto di vista del volo, che per chi vuole imparare, vuole iniziare con un drone senza andare a preoccuparsi di creare danni, di fare danni, e comunque imparare a pilotare un drone con un bel radiocomando, questo è il drone ideale per un bambino, per un ragazzino e per un adulto. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho portato la mia prova dello Snaptain SP650 vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su. Iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto, e se vi va. E ovviamente ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video, un volo, una novità, una recensione, un test. Ciao!